Pronti? Buonasera a tutti, grazie di essere qua stasera. Io sono molto molto contenta di avere Irene Graziosi oggi che ci racconta il suo libro Profilo dell'altra e o edizioni, libro molto bello e assolutamente godibile. Ricordo che questa diretta Facebook verrà trasferita anche sul canale YouTube. Ringrazio Isabella Rosa Pivot che ha accettato oggi di moderare l'incontro e vi auguro una buona serata. Grazie. Ciao a tutti, benvenuti. Grazie ancora Irene, grazie di essere qui. E grazie a Brivio e grazie a voi, perché nonostante la pioggia, perché c'è stato un attimo di panico, è sceso tutto il mondo, siete riusciti a venire. Allora, intanto parliamo un attimo di te. Classe 1991, possiamo ancora dirlo perché siamo giovanissime, come abbiamo detto prima, abbiamo la stessa età, quindi posso permettermi di dirlo. Tu scrivi da quando studi l'università, in poche parole. Sì, in realtà avevo cominciato a 16-17 anni sostanzialmente stalkerando un giornalista romano che si chiama Francesco, è scrittore, si chiama Francesco Pacifico, che alla fine esausto mi diede da tradurre qualche pezzettino, mi ricordo avevo fatto le traduzioni di qualche racconto di Vonnegut, eccetera. Però ho detto ai miei genitori, papà, mamma, voglio scrivere, ho detto assolutamente no, iscriviti all'università. E quindi mi sono iscritta a psicologia e la scrittura, poi appunto c'è stato questo iato mentre studiavo. E poi a un certo punto mi serviva un lavoro, perché stavo facendo la magistrale a Milano, dove mi ero trasferita per ragioni di cuore, e quindi lì dovevo lavorare. Quindi l'unica cosa che mi ricordavo di saper abbastanza fare, oltre a studiare, era quella, e quindi ho cominciato sì, a scrivere per delle riviste a 23 anni circa. Quindi scrivi da allora, questo è il tuo primo esordio a livello di romanzo. E tu dal momento in cui hai incontrato Sofia Viscardi ti occupi di un progetto, Venti, se vuoi accennarlo, perché sei responsabile editoriale, autrice. Sì, praticamente appunto mentre mentre stavo finendo la magistrale e appunto intanto scrivevo, ho scritto un po' di documentari, di serie video, articoli, via dicendo, ricevo questa chiamata in realtà per fare un altro lavoro da questa agenzia che aveva anche una piccola casa di produzione e volevano chiedermi di fare dei documentari per Fox Life. Oh. E in realtà è un bellissimo progetto, solo che arrivo in questi uffici, parlo un po' con le persone che lavoravano lì e loro mi dicono, no, però aspetta, tu secondo me vai benissimo per un'altra cosa. E mi presentano Sofia, che magari appunto molti di voi, no vabbè, le ragazze sono sicura che la conosceranno, è stata una youtuber, diciamo proprio in adolescenza, molto famosa, sicuramente anche qui avranno venduto tantissimi libri di Sofì, e lei diciamo si era un po', giustamente, anche molto, devo dire, con grande maturità, cioè una cosa che secondo me è rara, ha detto io non voglio più parlare soltanto di me su YouTube e vorrei cambiare un po' il mio percorso, il mio canale, eccetera, eccetera. Esatto, e quindi siamo incontrate e io ricordo che crescendo appunto, siamo giovani, ma fino a un certo punto, perché io diciamo pensavo in continuazione da quando era nato l'internet per come lo conosciamo adesso, quindi quello delle piattaforme, eccetera, eccetera, pensavo, cavoli, io crescendo non ho avuto nessun tipo di guida più o meno, no? Cioè infatti ho fatto molti più disastri secondo me di quanti non ne facciano su alcuni diciamo aspetti dell'adolescenza le ragazze di oggi. E in particolare c'era questo bellissimo sito di questa ragazza americana che si chiama Tavi Gavinson, che era una ragazza penso di 2-3 anni più piccola di me, ma prodigio, che scriveva, e a un certo punto aveva raccolto un sacco di ragazze che scrivevano negli Stati Uniti e aveva creato questo magazine che si chiamava Rookie, ossia matricola, dove ed era fatto tutto con questa grafica un po' bambinesca, un po' infantile, dove però c'era tipo chiedi a un adulto, e quindi c'era questa rubrica in cui, non so, Whoopi Goldberg rispondeva a delle domande su cosa vuol dire essere donna, cosa vuol dire crescere, quali sono, insomma tutte delle cose, poi c'era il caro diario, le cose d'amore, e io pensavo, questa, però molto elegante, anche sofisticato, e pensavo questa è una cosa che da noi non c'è.
E mi ricordo che lo fece vedere a Sofì, e Sofì era felicissima, e quindi ci mettemmo lì a cercare di fare questa cosa, ovviamente con gli, diciamo, con i mezzi che avevamo noi, perché poi erano anche abbastanza esigui. E quindi da lì è nato Venti, che appunto si rivolge ai ventenni, che poi in realtà sono dai 15 fino ai 25. E poi si è molto evoluto nel tempo, cioè all'inizio magari affrontavamo le cose pensando sempre a un audience che magari era quella di Sofia, del suo canale, no? Quindi magari se dovevi spiegare, non so, il Bitcoin, cioè era molto più semplificato. Mentre poi in realtà andando avanti ormai, cioè credo che i contenuti, infatti spesso ci sono delle persone di 40-50 anni, mi dico, sai, io 20 lo guardo sempre, lo ascolto sempre, lo so che non è per me, io penso, vabbè, cioè certo che per, cioè nel senso ormai è diventata una cosa in realtà abbastanza profonda, cioè molto, è stato molto divertente lavorare insomma con persone della mia età e via dicendo, soprattutto per un certo periodo. E tra l'altro poi ascoltando te si profila anche un po' il discorso del profilo dell'altra, perché la grande disillusione. Cominciano a saltare fuori. Sì. Beh, ci sta, qualsiasi scrittore comunque mette una parte di sé all'interno del romanzo per forza di cose, perché poi. Sì, soprattutto appunto in realtà questo libro è stato, cioè, come dire, è anche il frutto un po' di una disillusione per quanto riguarda internet e i social, cioè. Io mi ricordo, ma credo che appunto tutti noi ricordiamo che c'è stato un momento in cui internet sembrava una promessa per tantissime cose, cioè dalla democrazia alla cultura, alla lettura, e questa è una cosa che in realtà come dire, è finita male molto tempo prima di quanto noi non ce ne siamo resi conto, nel senso che poi internet è diventato quello che conosciamo, cioè molto privatizzato eccetera, negli anni primi anni 2000. E solo che per tanto tempo credevamo ancora, vedi, con i social, chissà che cosa succederà, finalmente c'è questo scambio, eccetera, eccetera. E poi piano piano, cioè, si è visto, insomma, quanto poi le informazioni non fossero attendibili, quanto poi se, come dire, agisci in un sistema che è un sistema fatto per monetizzare, fatto per creare delle ingiustizie, fatto per creare degli squilibri di potere, quello si crea, e quindi questo libro appunto è anche un po' il frutto di ragionamenti che da un punto di vista personale, diciamo, sono stati anche, non dico dolorosi, forse è semplicemente anche la fine della gioventù, non lo so, quando pensi che tutto in realtà può andare benissimo, il mondo può essere cambiato, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto ti accorgi che no, cioè probabilmente tante cose non le puoi cambiare perché sono anche molto più grandi di te. E quindi le mie protagoniste, cioè Maya e Gloria, in realtà alla fine credo che una cosa che si avverte sia anche un po' l'impotenza di queste due ragazze. Sì, tra l'altro mi è piaciuto molto come hai sviluppato questo tema alla fine, che è molto classico, della letteratura classica, quindi due universi che si scontrano in una chiave molto moderna, quindi trattando di un tema che spesso non viene affrontato nella maniera giusta, quindi un disagio che creano i social a livello di identità. Mm-hmm. Perché si parla tanto di social, di comunicazione, di non comunicazione dei social, ma poco degli effetti a livello psicologico personale, che ho avuto anche negli studi, sì. Questa capacità di approfondire, e dando molto, molta importanza all'amicizia tra queste due ragazze, che appunto, una, per chi non avesse ancora letto il libro, si trasferisce dopo aver interrotto gli studi a Parigi, a Milano con un compagno, e poi a un certo punto, non avendo, insomma, grandi possibilità, inizia a lavorare per l'altra protagonista, che invece, essendo giovanissima, pur essendo giovanissima, ha tutto già creato un mondo su questa piattaforma. Sì, sì, poi appunto le due protagoniste devono essere molto diverse, infatti è stato difficile, sai, tre stesure di questo romanzo, perché all'inizio non trovavo il tono di Maya, che è un tono molto acido, cioè molto, molto cattivo anche, no? Cioè lei è proprio serba molto disagio, e il punto è che poi spesso mi è stato chiesto, anche privatamente addirittura, ma perché l'hai fatta così acida? E su questo ho varie ipotesi, perché poi chi lo sa, boh. E, un po' perché secondo me c'era il Covid, che sembra una cosa, però stavo malissimo, cioè veramente non, cioè questo libro sono scritto anche tanto durante, cioè le ultime due stesure, durante insomma gli anni in cui siamo stati chiusi, cioè è stato difficile,
proprio emotivamente, come credo è stato per tutti noi. E poi perché è difficile parlare dei social, perché sembra subito che alzi il ditino e dici social fanno male. Che non è vero, perché nessun mezzo no, è soprattutto, come viene usato. E soprattutto suona subito moralista, anche un po' superficiale, cioè alla fine. E quindi per evitare l'effetto di ditino alzato di Maya, logicamente quello che bisognava fare era creare un personaggio che fosse talmente giudicabile e quindi talmente vulnerabile per il lettore nella sua anche crudeltà, però anche nella sua vulnerabilità, da far sì che quello che diciamo uscisse dalla sua bocca fosse da una parte sincero, dall'altra però disonesto, perché lei stessa non sa bene che cosa sta facendo il più delle volte. E quindi insomma sì, questo è stato una cosa interessante, cioè un processo interessante anche di ricerca di questa voce. E tra l'altro questa è una domanda che volevo farti, perché nella mia lettura personale e assolutamente probabilmente non coincide con la realtà, però sai, che ogni lettore sì, si fa il suo pianeta, infatti, sì. E io l'ho letta molto come Maya, come rappresentatrice proprio della nostra generazione, cioè quella che ci hanno insegnato e ci hanno detto guarda che se ti impegni raggiungi, sì, sì. Che invece non è così, perché era così qualche anno fa, adesso non è più, anche se ti impegni non è che raggiungi sempre, purtroppo. E invece ho visto più Gloria come proprio la personificazione della nuova generazione, che quindi si è adattata meglio alla situazione in cui sta e riesce a reagire bene. E quindi ho visto un po' questo contrasto, perché poi alla fine se ci pensi noi, sì, siamo la generazione dei social, del virtuale, però già da più avanti, cioè almeno io avevo il bel CD-ROM in gita, fino a 19 anni no internet sul telefono, poi probabilmente ero di quelli nerd un po' indietro, però ecco l'approccio è anche diverso, lo noto, rispetto ai ragazzi di oggi, e quindi l'ho letta un po' in questa chiave come la contrapposizione anche di generazioni. Questo è molto interessante, cioè molto acuto, perché in realtà non ci avevo troppo pensato, perché naturalmente i contesti di vita delle due sono talmente diversi che anche solo le classi sociali possono fare quella differenza. Peraltro classi sociali che appunto nei discorsi politici oggi sembrano cancellate, e anche con la filosofia del se vuoi puoi, eccetera eccetera, che è sempre abbastanza assurda, però è molto vero, cioè probabilmente il fatto di essere a cavallo di una generazione che si ricorda ancora il Novecento, mettiamola così, cioè che si ricorda ancora qual era la struttura ma anche culturale, anche di come funzionava il mondo, anche il fatto appunto, non so quanti di voi hanno letto il libro di quel bel libro di Baricco su internet, sì. Era un bel libro, no? Di come internet, sì, The Game, come internet ha stravolto tutta la, come dire, il modo in cui noi fruiamo delle informazioni, dei contenuti, di tutto, e quindi quanto siano cambiate le regole, cioè non esistono più, di fatto ognuno è per se stesso, ognuno si crea la propria minuscola nicchia che può essere formata anche veramente solo da se stesso, e quindi appunto che poi è il motivo mescolato ai social, delle fake news eccetera eccetera, quindi sicuramente è vero, cioè io mi rendo anche conto parlando a volte con ragazzi molto giovani che per esempio non so, cioè il fatto che i brand ti dicano delle cose per me è assurdo, cioè perché un'azienda con delle persone dentro che lavorano a caso, cioè perché mi devono dare dei messaggi, cioè perché io voglio che dei brand mi dicano delle cose, per me è fuori di testa, mentre invece è molto importante per le persone giovani, perché sono abituate probabilmente al fatto che sono i brand che ti parlano, perché effettivamente non è più la politica, non so come la scuola tu insegni, non so quanta fiducia abbiano nel fatto, cioè non so, mi viene in mente la Ferrante, no? Che quanta fiducia c'era nel fatto che se tu facevi la scuola e poi il liceo e poi l'università avevi il lavoro garantito, basta, cioè ce l'avevi, e quindi era una cosa importante, magari questa cosa non esiste più, ed no. È molto più probabile che sia Instagram forse a farti diventare ricco se non hai la possibilità. Quindi è cambiato tutto, ed hai ragione quando dici questa cosa delle generazioni. Io ho pensato solo alla classe sociale, però è vero. L'ho letto un po' così, poi guarda, io l'ho capito tanto dalle emoticons, perché ho scoperto che le emoji sono da vecchi. L'ho scoperto da poco, questa cosa mi ha un po' scioccata, non lo sapevo, però le emoji nei messaggi sono vecchi.
E mi sono andata a chiedere il perché, per esempio, di questa cosa, chiedendo anche ai ragazzi, e ho capito questo: noi siamo abituati a un'interazione, a una comunicazione vis-à-vis. Quindi capiamo le emozioni della persona quando ci confrontiamo. E quindi un messaggio mandato un ok ci sembra freddo perché non mettiamo l'espressione, e quindi dobbiamo mettere le emoji per... Loro non hanno più questa necessità perché non sono più abituati a quel tipo di comunicazione. E già lì ho visto la differenza comunicativa che è abissale di 10 anni. Cioè, sì, 10 anni. Sì, 10 anni. È vero. Una... È vero. È così. E quello che volevo chiederti appunto in questo discorso è, a me ha affascinato tanto come hai affrontato la parte dell'identità. Perché ho trovato che spesso è un argomento ostico da affrontare, in quanto che... la definiamo molto stereotipata anche l'identità, quindi ci mettiamo all'interno dei limiti, delle barriere, mentre tu hai giocato molto sulla contraddizione, che in realtà è molto realistico come stile di scrittura, perché di fatti nessuno può essere... granitico. Esatto, non può esserlo, per forza di cose è contraddittorio, lo siamo tutti. E quindi volevo chiederti un po' come hai sviluppato questo discorso, se è una cosa che è fluita da sé o se l'hai proprio studiata nell'obiettivo di mandare... un messaggio preciso. Allora, in realtà l'ho studiata un po' su me, su Sophie, direi, nel senso che a un certo punto, cioè, entrambe ci siamo rese conto che molte delle cose che facevamo, postavamo, come ci truccavamo, come ci vestivamo, erano fatte con l'idea che ci fosse un pubblico, o che comunque quella cosa sarebbe diventata pubblica. E ovviamente quando pensi di avere un pubblico ti irrigidisci, cioè dici, no, c'è la differenza tra stare qui con voi o se stessi, non so, con la mia migliore amica, allora magari stare con le gambe, cioè è molto diverso. Però è strano quando questa cosa con i social, a differenza della vita vera in cui io adesso sono così, poi vado nell'Airbnb e... non so, faccio schifo come tutti noi e però invece con i social questa cosa secondo me ha smesso di essere separata, perché di fatto credo che le persone, ovviamente questo non vale per tutti, nel senso che poi io ho visto un mondo che usa i social tanto, cioè sono convinta ci sono mille persone che li usano in una maniera molto sana o comunque senza grandi, però io ovviamente sono, diciamo, conoscendo Sofia, sono entrata nel mondo dell'influencer marketing, quindi diciamo di persone che vivono così, e l'ho trovato molto interessante perché naturalmente è come se a un certo punto cominciassi ad assorbire delle regole non scritte, implicite, che ti dai per stare in un pubblico, per essere seduttivo anche nei confronti di un pubblico, per piacere, per ricevere più like, per non essere tacciato di, non so, omofobia o no, cioè, ah, qui è detto la parola con la... cioè, tutta una serie di regole morali. E quindi cominci a essere veramente, secondo me, molto represso anche e molto più sottile, cioè molto più fragile, perché poi, ovviamente... amico di tutti, amico di nessuno, cioè non puoi piacere a tutti, non puoi essere, come dire, buono per tutti, perché poi c'è anche questa, infatti l'epigrafe che apre il romanzo è questa citazione di Vasily Grossman in Vita e Destino, e nelle prime pagine, penso proprio veramente nelle prime pagine, c'è a un certo punto questo dialogo tra un prete e un altro personaggio, che in una Vita e Destino è questo enorme romanzo di Grossman su, diciamo, tutto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, visto sì dal punto di vista ovviamente della Germania, ma soprattutto dal punto di vista della Russia, che infatti è la ragione per cui lui venne esiliato, questo libro fece, insomma, ebbe una vita veramente rocambolesca, pensate che venne copiato in un microfilm. Lui intanto è morto male, questo microfilm è stato portato prima in Francia, poi finalmente in Svizzera, mi pare, dove è stato, infatti è stato tutto rimaneggiato, insomma, no, un romanzo veramente bellissimo. E c'è questo dialogo all'inizio in cui questi due personaggi sono in un lager e uno dice all'altro, insomma,
quello ateo dice al prete: certo, Hitler dovrebbe essere ammazzato, eccetera. E dice: no, perché? Non... E dice: ma come? È Hitler, deve essere ammazzato? E il prete dice: ma non si ammazzano le persone comunque, cioè ci sono altri modi. E dice: no, ma lo fai per un bene maggiore, per un bene più grande. E lui dice: questa frase secondo me è bellissima, che io non credo nel bene, io credo nella bontà, che vuol dire tu non fai le cose per un bene superiore, tu fai delle, puoi compiere solo delle piccole azioni buone o delle azioni non buone, non puoi compiere delle azioni non buone per un bene superiore. Magari non è sempre vero, però l'ho trovata molto commovente e l'ho trovata molto puntuale in realtà per questo momento storico, politico, in cui tante persone compiono delle azioni obiettivamente assurde in ragione di un bene più grande che a un certo punto arriverà e che quindi come se fosse questa catarsi, no, da ogni male che hai compiuto prima per arrivarci. E questa secondo me è una cosa che i social lasciano molto trasparire, cioè chi è buono, chi è cattivo, fai una cosa buona, fai una cosa cattiva, se fai una cosa cattiva veniamo tutti da te in massa a insultarti. Non è concesso l'errore e soprattutto non è neanche concesso a te pubblico di farti gli affari tuoi, perché io voglio dire, ma che cosa te ne frega di andar lì a insultare una persona su internet? Io veramente non mi capacito. E però è proprio, sono dei meccanismi, perché appunto internet poi fa questa cosa per cui la tua emozione non è mediata dal pubblico. Cioè se io adesso mi arrabbiassi qui non esprimerei la mia rabbia probabilmente, perché comunque siete tutti voi di fronte a me e mi sentirei posta, ha fatto la piazzata. Quando sei a casa tua questa cosa non esiste, per cui tu la prima cosa che fai è reagire, cioè non hai un pensiero di anche solo appunto di mediazione sociale. E quindi queste sono tutte cose che appunto forse anche avendo studiato psicologia mi interessavano molto, cioè mi interessano ancora, però fino a un certo punto, perché non ce la faccio più a parlare di social. però le trovo molto interessanti, perché secondo me fermo restando che gli esseri umani rimangono gli stessi da sempre eccetera eccetera, è interessante invece il situazionismo derivato dai nuovi strumenti che ci danno e come ci fanno comportare. Quindi insomma, per tornare alla tua domanda che mi hai fatto ormai 20 minuti fa, sì, ci ho molto pensato a questa serie identità, è stata molto pensata e non ho una risposta in realtà, cioè credo l'identità sia non averla, forse. Cioè se tu pensi troppo a chi sei fai casino, non ci devi pensare. Questa è una bellissima risposta, però. E poi mi hai fatto ragionare tantissimo. Beh, io di questo romanzo mi è piaciuta tantissimo la profilazione psicologica, perché secondo me è molto forte, nel senso che tu hai analizzato molto bene questi due personaggi, questi due protagonisti, e mi ha molto colpito, mi ha fatto molto pensare il discorso sulla anche reputazione che tu adesso hai affrontato, perché poi mi hai un po' scardinato, mi hai fatto un po' soffermare, perché ero convinta che invece uno dei vantaggi della nostra generazione fosse quello di aver tolto il peso della reputazione. Cioè se io penso a mia mamma, penso a un no, chissà cosa pensano, a non fare quello, non perché potrebbe causarti problemi, ma chissà cosa pensano. E invece mi hai fatto ragionare che in realtà i social, come dicevi prima, ne hanno creata un'altra completamente diversa. Quindi in realtà siamo molto liberi su certi aspetti, ma neanche troppo. Siamo bloccati, insomma, in qualche modo. E tra le due, ora va bene nel contrasto, comunque hai raccontato il tuo rapporto con Sofia, quindi anche un po' i miei ragionamenti sono venuti fuori. Hai messo sicuramente un po' di te in tutte e due. Qual è che ti sentiresti se avessi la possibilità di incontrare a cena? Beh, oddio, dai, Gloria, cioè l'altra è troppo antipatica, cioè è troppo, dai, no, nel senso, no, allora, sono sicuramente più affezionata a Maya, nel senso che ovviamente è quella che mi sono andata a cercare a livello di tono, cioè è un libro in prima persona, quindi è stata anche faticosa da scrivere, cioè... E Gloria forse non l'ho manco neanche mai capita del tutto, cioè in fondo rimane sempre un po', cioè non si apre mai del tutto, non è mai, cioè a volte sembra davvero, come dice una
un personaggio del libro a un certo punto dice di Gloria che è un contenitore vuoto, e a volte lo sembra, davvero, non lo so, cioè... Gloria, diciamo, è sicuramente quella più sfuggente tra le due. Quindi, invece l'altra è stata la parte più complessa per te della scrittura, alla fine, quindi di tutto il romanzo potresti dire che è stata lei. Sì e no, perché Gloria da un certo punto di vista, essendo sfuggente, a volte mi chiedevo... Dov'è? Che fa? Che cosa sta pensando adesso? E in realtà la verità è che non lo so, mentre di Maya lo sapevo che cosa stava pensando. Quindi non saprei. Sicuramente Maya è stata più è stato un percorso. Gloria è stata più difficile forse da un punto di vista anche più letterario. Cioè, infatti, quando qualcuno... Mi ricordo una bella recensione che era uscita per il Sole 24 ore e diceva: cavoli, a volte avrei voluto vedere di più Gloria. Io penso, hai ragione, ti sono d'accordo con te. E a volte forse Maya la schiaccia un po', perché è molto esuberante nella sua stranezza. Beh, però lei è resa, secondo me, molto coincidente rispetto al tema. Sì, sì, no, ma infatti... evanescente come... Sì, sì, come... Cioè, sì. Quindi rimane abbastanza coerente da questo punto di vista. Ok, io vi faccio preparare le domande intanto, mentre ci pensate. Vorrei chiederti se hai voglia di leggere un passaggio, perché è sempre bello. Sì, ma l'hai scelto per caso, perché ogni volta... dimmi tu, nel senso che... Ma tu io ho selezionato delle... un po'? Io ho delle mie idee. Allora vai. Perché no. Io ogni volta mi fanno questa domanda, vado nel pallone, non so che cosa devo leggere, quindi fai tu. No, se tu hai una parte che ti piace di più, assolutamente, cioè nel senso no, che... No, ma poi ho appena anche registrato l'audiolibro, quindi non ce la faccio più, cioè tipo, qualcuno deve scegliere per me. Mi sembra il lusso più grande. Parliamo dell'audiolibro, visto questa bellissima opzione. No, è stata veramente... cioè non lo consiglio. No, così facevano 40 gradi. Era no, scherzo, no, questa cosa va anche online, aiuto. E, no, non dirò mai che esiste questa diretta adesso. E, no, è stato bello, anche difficile. A parte che facevano appunto a Roma 40 gradi, quindi comunque prendevo questo motorino, ci sentivo le mie gambe che andavano a fuoco, tipo l'asfalto rovente, ero in questo posto, poi Roma enorme, quindi tipo a 10 km da casa mia. Arrivavo lì. Cioè stavo tipo 6 ore al giorno con le cuffie a leggere delle cose che avevo scritto io, che magari in quel momento neanche mi piacevano, dicevo, ma perché ho usato questa parola? Cioè comunque poi uno con quello che ha scritto, come tu saprai, ha anche un rapporto conflittuale, che dici, sì, cioè, basta, ma perché? Quindi no, poi sono stati tutti molto gentili e carini. Comunque pare che sia uscito oggi o ieri, non mi ricordo, vabbè, comunque è anche uscito questo, credo, o domani. No, sì, è un altro modo. Sì. Quando devo viaggiare tanto, a me piace il libro cartaceo, devo ammetterlo. Poi non so tenere, io il Kindle non ce la faccio, quello, non riesco, a me piace sentire la carta, mi piace maneggiare. Però l'audiolibro per i lunghi viaggi mi soddisfa parecchio, nel senso che mi permette di rilassarmi e mi toglie quella stanchezza video. Però secondo me è interessante questa cosa, cioè io trovo che libro, audiolibro e Kindle abbiano poi dei modi di rimanerti nel cervello completamente diversi. Tipo, leggo un libro di carta, ok. Adesso per esempio in vacanza mi sono letta tutta Alice Munro, tutta quanta, sul Kindle, perché sono andata, vi giuro, in questo momento ho in testa una Macedonia, cioè se tu mi dici, dimmi un racconto di Alice Munro, non lo so, cioè sono tutti mischiati in un unico grande minestrone di Alice Munro, mentre ovviamente se li avessi letti di carta, secondo me starei lì a dire, ah certo, questo qui è contenuto qui, questo ha sottolineato quello, mentre sul Kindle per me è Macedonia. Hai un libro molto bello, però un po' mi distrago, cioè mi dà un'emozione diversa leggere su carta una cosa rispetto ad ascoltare la frase letta da qualcuno. Però ho da poco audiolibrato La montagna incantata. Bello. Cioè l'avevo letto mille anni fa per ascoltarlo, bello. È bello ascoltare libri che hai già letto, perché almeno dici, sì, mi sono fatta anche quella fatica lì e adesso me lo godo così. Io li sfruttavo tanto quando lavoravo e facevo magari 2 ore in andata, 2 ore in ritorno e mi sembrava tempo perso in macchina e almeno riuscivo a... Questo è un ADV per... Esatto, per velocità per la libri. Allora, visto che hai parlato di Maya in un tono molto acido, ti pongo davanti a una sua contraddizione. Da dove? I giorni successivi
eccessivi e la lite, io e Filippo ci ignoriamo. Filippo è il fidanzato di Maya. Di fronte a Edoardo e Francesca ci diciamo lo stretto indispensabile. Ci spalmiamo la crema a vicenda, ma i nostri gesti sono meramente funzionali, spogliati di qualunque tenerezza. Apro l'app di incontri e per la prima volta inizio a scrivermi con qualche uomo. Ogni sera prendo una pastiglia di Xanax, poi una e mezza, poi due. Alcune sere è Filippo stesso ad allungarmi una pillola azzurrina, quando mi vede seduta sulla sdraio, resti a coricarmi. La ingoio volentieri e lo seguo mansueta. Mi stendo sul letto e aspetto che lui si sprema del lubrificante sulle mani per poi mettermelo sulla fica. Mentre mi penetra, la mia testa si concentra sugli spigoli del mio corpo, anche, ginocchia, mandibole. Vorrei che le mie asperità lo perforassero. Quando ha finito, mi si addormenta accanto e dopo poco scivolo anch'io in un sonno vischioso da cui mi risveglio all'alba, intontito dalle benzodiazepine. Faccio una pipì e torno a letto. Mentre lui è girato di schiena, con indosso una maglietta di cotone bianca usurata dal tempo, lo abbraccio delicatamente. La sua schiena tiepida aderisce al mio ventre. Affondo il muso nel suo odore e vorrei dirgli quanto mi dispiace, quanto sono stato orribile e quanto lo amo. È una piccola pietra infatti scagliata verso questa donna. No, ma infatti io, cioè, come dire, il fatto è che tutti dicono è antipatica, ovviamente è una persona molto, cioè, è una persona complicata, poi credo molto reale, sì, cioè credo che sia una persona con un sacco di, poi è interessante questa se l'antipatia dei personaggi, perché io spesso la sento dire e è una roba che non capisco. Cioè, ho adorato i personaggi antipatici, ho adorato Modesta di Goliarda Sapienza, ho adorato la protagonista del mio anno di riposo e oblio, mi piacciono, soprattutto le donne antipatiche mi piacciono, perché trovo sempre che abbiano del coraggio a esserlo. Ma io ti dico, secondo me risulta antipatico un po' perché sotto certi aspetti ricorda ed è un'estremizzazione di alcune caratteristiche. In realtà secondo me molte donne risulterebbero tra virgolette antipatiche se fossero davvero così, però è spiegata nel suo interno, nella sua verità, certo. E molti di questi lati non appaiono. Certo, è vero. Però a me è piaciuta invece, a me è stata simpatica, devo mettere. Magari infatti anche a qualcuno di voi, poi la dico antipatica perché poi sembra se no che non lo si, cioè, perché invece te lo dicono sempre, mamma mia, è veramente antipatica, l'ho odiata dalla prima all'ultima pagina, dici, madonna, cioè così tanto, boh, vabbè. Ok. Sì, una persona antipatica anche molto la nonna. Condiziona a un certo punto l'intuizione Gloria, cioè diventa proprio a un certo punto l'architrave, se vogliamo, di questa casa finta che è il social, in cui lei deve addirittura mostrarsi davanti a un consesso, diciamo, di mega influencer e non sa cosa dire, perché fino a quel momento lì c'è una persona che l'ha guidata. Il ruolo, mi pare, della nonna mi sembra abbastanza chiave in questo contesto, in un contesto molto più ampio. Ho letto il libro, ecco signora, no, signora si è girata, però ho letto un libro e l'ho apprezzato molto, anche se è un esordio letterario, io ho sempre un po' di esordio letterario, sì, un po'. Ecco, preferisco il secondo, però comunque se è buono, diciamo. Grazie, no, sì, io penso, come diceva Calvino, gli esordi sarebbe bello se non venissero pubblicati. Brava, esatto. Cioè, infatti io ogni volta devo andare in giro a portare sto libro e penso, mamma mia, un esordio, non lo dovete giudicare così tanto, vabbè. No, in realtà però lei dice una cosa molto acuta, perché la nonna... E il fatto, sa cos'è? È che anche nella realtà sta nonna io l'ho presa un po' perché tutti questi influencer hanno queste nonne. Fedez ha la nonna, cioè ci sono molte nonne che gestiscono. Ed è una cosa che trovo interessante un po' per il salto generazionale, no? Cioè queste persone vengono da un altro secolo, probabilmente hanno fatto determinate lotte, sono state... E poi alla fine, come succede poi spesso nelle persone che si ammorbidiscono, cambiano molto durante la vita, verso... diventano un'altra cosa, cioè perdono un po' i propri, non so, i valori per cui hanno combattuto a un certo punto. La nonna sì, io, poi è difficile dare una connotazione morale, nel senso che in questo libro sono tutti abbastanza, però è vero, la nonna che quatta in realtà è l'architrave di tutto, come spesso succede, poi a volte sono la nonna, a volte i genitori, io infatti devo dire, quando sono entrata in questo mondo qui, una cosa che mi aveva effettivamente fatto impressione è quanto per tantissime persone non sia strano il fatto che
cioè, tantissimi genitori, tantissimi parenti, che uno dà semplicemente il figlio in mano ai brand, alle telecamere. Questa pure è una cosa, però evidentemente siamo anziani noi, cioè, perché non sembra essere più un problema per nessuno. No, ma poi molto bella anche quella caratterizzazione della precarietà del lavoro, questa maglia che a un certo punto deve comunque lavorare, però in questo senso in che misura tu hai voluto che continuasse il lavoro da cameriera, che non si illudesse di entrare in questa casa, diciamo appunto adesso una casa finta, fasulla? Come sei riuscita a caratterizzarlo in qualche misura, a dargli il contenuto giusto affinché lei fosse un personaggio reale, concreto? Non antipatico tutto, però un personaggio concreto, reale. Cioè. Questa, diciamo, è una domanda che su me riguarda forse la parte più magica del processo creativo. Cioè, a un certo punto, per esempio, il bar mi è uscito completamente a caso. Io non ho mai fatto la cameriera, non ho mai visto un bar del genere, non ho mai conosciuto quelle persone, cioè proprio non ho idea. A volte delle cose ti sembrano giuste e a un certo punto soprattutto è vero che tu parti da te stesso, poi sicuramente nel primo più che in altri, ma è vero che dopo poco i personaggi, cioè mentre scrivi i personaggi fanno quello che vogliono, davvero. Io per esempio fino all'ultimo non sapevo come sarebbe finito, cioè non sapevo se le due si sarebbero, come dire, sarebbe durata la loro relazione oppure no, e paradossalmente adesso che è passato un po' di tempo da quando l'ho scritto mi sembra che chiaramente è giusto che sia finito come è finito, però lì per lì pensavo perché, cioè perché deve avere questa fine, chissà perché ho scelto questa cosa. Alcune cose, ma penso che a volte il processo di scrittura preceda il pensiero, diciamo, intellettivo su quello che stai facendo. Okay. Non pensavo fosse una cosa voluta per poter dire ok, non c'è solo questa realtà virtuale, ma c'è anche la realtà concreta, la precarietà del lavoro, quindi la cameriera, cioè in qualche misura quella che si deve adattare alle esigenze del cliente, il cliente che gli fa l'apprezzamento. Siamo in tempi di Me Too, cioè diciamo nel senso che fa l'apprezzamento che è volgare. Cioè. E che il punto è che la realtà di Maya è la realtà, uh-huh, e l'altra in qualche modo non lo è. Però non ti, cioè non ti riesco a dire, è una cosa che mi son detta, cavoli, Maya deve avere una realtà concreta e l'altra. Ah, cioè, è venuto spontaneo che fosse così. Forse più legato a un personaggio di cui non abbiamo parlato, cioè della sorella di Maya, cioè in qualche modo il dato di realtà del passato di Maya così concreto e così non, come dire, potenzialmente estetico, cioè da mettere da qualche parte, è forse la cosa che la ancora di più a una realtà che non può mai diventare un po' caramellosa, un po' laccata, e quindi tutto quello che la circonda continua a essere fortemente ancorato. Soprattutto, ripeto, in realtà la sua classe sociale, cioè perché poi tutto quello che le succede è anche legato, no, a questa famiglia di un è anche imprenditore, però insomma questo padre che voleva farcela con l'agenzia di viaggi e non ce la fa, cioè ha tutto un retroterra molto più difficile, mentre l'altra è ricca, parte ricca e continua a esserlo, come spesso succede. Grazie. Te la ridevi con le mani, eh? È da tempo. Non lo sapevo assolutamente. No? Io l'ho scoperto da pochissimo e mi ha stravolto. Però anche per me le mani sono sempre state un po' tipo un eccesso, cioè tipo ogni volta quando... Se qualcuno mi manda l'ok così penso che sia incazzato con me. Dammi via l'ansia, se non mi mette il cuoricino, non mi mette il fiore. Ma sai cos'è? Il cuoricino è quello. La faccina col bacetto è quella. Ma ci sono delle moi che dici, cazzo, no, parliamo. Quelli che ridono con le lacrime che ogni volta, che non penso che tu stia ridendo così tanto. Oppure, non lo so, ce ne sono alcune che sono veramente fraintendibili. Sicché sai che c'è, io non lo metto. Ma sono libera. Io sono vecchia dentro, fuori e dentro, quindi il mio messaggio è di solito pulito. Se poi chi mi risponde ci mette qualcosa, allora gliela rimetto pari pari. Per cui dico, se volevi dirmi qualcosa così, io te la rimetto pari pari, per cui sentirai la risposta pari pari. Perché non le so, non le conosco.
So che c'è un prontuario, all'uso di questa vuol dire quello, quello vuol dire quello, perché alcune sono veramente fraintendibili. Adesso ne esistono nuove, perché poi ne sfornano nuove, per cui il mio mondo finisce lì. Devo metterti il fiorellino, la chiocciolina, queste cose un po' cretine, ok, ma rimaniamo sul basico. Vabbè, ma su quello nemmeno io, no. Per esempio mia sorella è già molto più avanti, lei crea le sue moe, quindi fa se stessa nelle varie versioni. Io non so neanche come faccia. No, faccio già fatica a vivere così. Posso dire, ricordiamo ancora i telefoni accesi. Allora, ho letto il libro in bozza. Sì, uscito da Tribuco, ho letto il libro in bozza, la copertina era più o meno questa, però ma mancava lo specchio ed era orribile. Infatti. E mi chiedevo che cosa ci avrebbero messo. Allora, il libro non lo rivaluto perché il libro non mi è piaciuto. I personaggi mi sono piaciuti tutti, nel senso che il libro di per sé era gradevole, ma non mi è piaciuto il contenuto del libro. Forse perché sono vecchia, quindi non ero in quel mood lì. Ho apprezzato molto il biglietto che c'è in fondo. La frase l'ho riletta tante volte, l'ho riletta ancora adesso. Però confesso che mi chiedevo chi fosse Irene Graziosi. La pensavo, permettimi il termine, una ragazza stupida, perché secondo me il libro... Sì, ma perché il libro proprio non mi era piaciuto. Okay. Invece devo dire che faccio i complimenti a Irene Graziosi, che ho conosciuto adesso, perché è una persona intelligente, che parla molto bene, anche con un italiano un po' desueto, che a me colpisce sempre molto. E questo mi ha veramente rivalutato tutta la situazione. Mi dispiace non rivalutare il libro, ma uno l'ho letto ad aprile, quando mi è arrivato in bozza, e quindi... Sono tanti mesi e alcuni passaggi fatico un po' a ricordarli. E forse proprio perché già allora ho un po' faticato, l'ho trovato in alcuni punti un po' pesanti, c'erano proprio parti che dicevo, ma questo era necessario scriverlo. Invece mi piace molto l'Irene come parla. La testa che ha, i sentimenti che propone, le cose che dice, le riflessioni che fa. Ecco. L'Irene del libro no, ma l'Irene che è qui davanti sì, complimenti, ecco. Grazie. Di questo veramente grande. Una delle due. Sì, no, beh, no, io non sono abituata a dire falsità, non potrei venire qua a dire mamma mia che libro prezioso, no. Mi piace però il fatto che vi abbiano messo uno specchio. Beh, sì, ma infatti perché quelle rume lì mi aveva un po' impressionato, assurdo. Mi ero anche chiesta se avesse un senso, invece forse questo specchio è un po' la riflessione, no? Il vedersi riflesso, o meglio, quello che gli altri vorrebbero che noi vedessimo, forse quello che noi vorremmo che gli altri vedessero di noi. Però complimenti grazie. Irene, perché le cose che hai raccontato ora di te, del tuo lavoro, dei tuoi studi, compensano il libro che non mi è piaciuto. Vabbè. Complimenti per le riflessioni. Grazie. Prego. Io ti chiedo, se non interrompo nessuno, magari avete domande. Invece, visto che abbiamo fatto il discorso anche prima sull'esordio, se stai lavorando a qualcosa, cioè se ce lo puoi anticipare. No, in realtà non mi sto concentrando su un altro romanzo adesso. Anche perché, appunto, rispetto all'esordio, credo che la cosa interessante sia che, almeno per me, che non ho avuto una preparazione, cioè non è... appunto non ho fatto tutta quella gavetta nelle riviste, quindi sono, come dire, passata da un'altra strada, avendo sempre scritto però senza mai davvero, d'autrice, quindi d'autrice vuol dire che di fatto, a differenza degli scrittori che provano a fare un'altra cosa che adesso è troppo grande da affrontare, però, come dire, scrivi per dare un taglio, una voce a delle cose, magari appunto di altri, a dei programmi, eccetera, eccetera. Quindi credo che dopo questo esordio, comunque scrivendo questo libro, mi sono resa conto in realtà di che cosa vuol dire, cosa vorrà dire anche in futuro per me utilizzare la lingua in un certo modo, utilizzare certe cose. Cioè credo che quasi tutti gli esordi siano anche un po' di cuore, cioè anche un po' di pancia, anche un po' di... ok, adesso non ci penso, faccio un attimo questa cosa. Ne ho bisogno, comunque c'è questa cosa che voglio dire, eccetera, eccetera, ed è forse più importante un po', come dire, come dice giustamente Nicola, c'è un'urgenza più che
pensiero forse più lento, anche sullo stile, anche su, no, che cosa vuoi dire, come sono questi personaggi, eccetera, eccetera. Quindi, appunto, come diceva il signore, anche io sono d'accordo, cioè, diciamo che se leggi tanto, gli esordi sono interessanti perché puoi vedere chi può diventare uno scrittore, cioè, o comunque puoi vedere, puoi immaginarti che cosa potrà succedere, segui una persona fin dall'inizio. Io, appunto, ci sono degli esordienti che ho seguito tanto, eccetera. Però sono d'accordo sul fatto che la scrittura è mestiere, è attenzione, poi appunto dopo, cioè credo di aver proprio cambiato il modo di leggere dopo aver scritto questo libro. Posso capire, anche perché poi quando tendi a scrivere non ti codi, tra virgolette, secondo me, più la lettura come prima. Sì, sì, sei lì che dice... ti lanciavi nelle braccia dello scrittore della serie Trasportami, vieni nel tuo mondo, adesso invece se gli dici... L'hai espresso benissimo questo concetto. Sì. Perché hai usato questo aggettivo qui? Quel verbo è meraviglioso, aspetta che me lo appunto, e quindi ti blocca tutta la parte di fantasia. Cioè, appunto, prima ho citato la Murro, che è una scrittrice che usa tanti aggettivi, quando invece tutti dicono no, non devi usare aggettivi, mentre lei usa gli aggettivi, sono bellissimi, stanno benissimo, con questa lingua che però scorre, che non è mai pesante, quindi stai lì che ti studi un po' cosa fanno le persone, ma anche... mi ricordo c'è stato questo bellissimo momento dell'editor di EO, che sia Claudio Ciciarelli, che a un certo punto mi ha credo fatto, adesso non lo ritroverò mai, ma mi ha fatto questa bellissima nota. Dopo che ho scritto una cosa che era didascalica, mi ha scritto: ma qui te stai a mangiare il cacio col vino, il cacio col vino vinto, che praticamente ha cominciato a dirmi che c'erano questi concorsi in cui andavano i contadini, vincevano il cacio, a volte invece di, per l'impazienza, invece di portarli a casa la famiglia se lo mangiavano in loco, che vuol dire, come dire, hai costruito questa cosa fin qui, adesso la stai buttando via perché vuoi spiegare troppo, no? Sono tutte delle cose, appunto, anche poi lavorando con gli editor di cui ti accorgi, quindi... Credo che non vedo l'ora di vedere che cosa scriverò a 70 anni, capito? Cioè penso, wow, questa cosa andrà solo comunque... E questa è proprio una cosa che mi interessa, sicuramente. Cioè vedere che cosa succede dopo. E devo dire, nella vita non ce ne sono tantissime così. Quindi sono... Su questo, ecco, sono contenta. Cioè mi sembra una cosa da scoprire. Guarda, a me piace tanto pensare che i libri siano un po' come il vino, no? Mm-hmm. Che alla fine magari chi lo deve produrre deve avere una conoscenza devastante e migliora più conoscenza, e chi lo legge alla fine può anche essere esperto di terroir verticale, di qualsiasi cosa, però di fatto un buon libro come un buon vino, quello che te lo scoli. Sì, sì. Se lo scoli fino alla fine vuol dire che è ottimo. È vero. E quindi siamo lì. Vuol dire che ci offrirai da bere una bottiglia di vino a tutti, no? Era la sensazione. Assolutamente no, pensavo fosse il percorso logico per arrivare lì. No, noi presentatrici non abbiamo tutti questi soldi, non so se questa è l'idea, magari l'ho data senza volerlo, ma no, povere, siamo una maglia, per questo siamo un po' acidine, cioè, ci va. Lo sappiamo bene. Lo sappiamo bene, giusto? No, scherzi a parte, direi che il buon vino con il libro è sempre una piattina. Grazie davvero. Grazie a te, Isabella, sei stata sensibilissima. Grazie. Grazie, grazie. Comunque il paragone forse era più adatto con la birra. Non ci ho pensato questo. Vabbè. Noi siamo andati di birra.